Come sapete, diciamo, il sonno solo negli ultimi decenni, in sostanza da quando è stato scoperto, cioè messo a punto nel 1929 da Hans Berger l'elettroencefalogramma, c'è stato uno studio scientifico sul sonno che si è sempre più incrementato nel tempo. Però devo dire che prima il sonno era interpretazione soprattutto da parte di filosofi, di scrittori e anche nella pittura ha dato un contributo importante, però devo dire che non sempre il sonno era visto come un fattore positivo. Basti leggere che, ad esempio, Esiodo, che è un poeta dell'VIII secolo a.C., chiamò il sonno fratello della morte, o addirittura Edison, che, come sapete, è stato quello che un po' ha tirato fuori la lampadina, che un po' ci ha cambiato anche i ritmi circadiani perché ci ha allungato le giornate. Lui stesso non poteva essere lo scopritore migliore per la lampadina perché considerava il sonno come una cosa, un momento di vita perso. Eppure, come sapete, il sonno è una cosa presente un po' in tutto il mondo, anche animale, ma anche a livello di microrganismi, per dire, ci sono delle fasi di riposo che in qualche modo possono essere, considerate come quasi fasi di sonno. Ovviamente, la necessità al sonno, come vedete, in questa diapositiva, non è uguale per tutte le specie. Andiamo dal pitone che deve dormire circa 18 ore alla giraffa che richiede solo quasi 2 ore, insomma, sostanzialmente. Però, ecco, se il sonno è rimasto, diciamo, nell'evoluzione delle specie come fattore comunque presente, evidentemente anche nell'evoluzione non se n'è potuto in qualche modo fare a meno, quindi l'evoluzione stessa riconosce nel sonno una componente fondamentale della nostra vita come altre funzioni, quale il mangiare o il bere. Quindi ci poniamo la domanda spesso perché dormiamo. Questa è una domanda che ha interrogato, su cui si sono interrogati molti scienziati, ma una risposta definitiva per il momento non sappiamo. Una delle risposte più ovvie, diciamo, è stata anche quella che potesse servire per recuperare energie, ma non basta, perché per recuperare energie basterebbe anche stare semplicemente fermi. Tant'è vero che è stato stimato che 8 ore di sonno in sostanza ci fa recuperare 50 kcal, che è l'equivalente di un pezzo di tosta, insomma, quindi non è certo un risparmio energetico importante. Diciamo che sicuramente ormai si comprende sempre di più che il sonno diventa fondamentale, cioè soprattutto per tutte le funzioni cerebrali, in particolare quelle cognitive, dal linguaggio alla memoria, all'attenzione, alla concentrazione. In sostanza è indispensabile per lo sviluppo del cervello. Ecco, quindi dobbiamo cominciare a considerare il sonno e la veglia non come due aspetti contrapposti, ma proprio come facente parte di un unico un continuum. Infatti, non solo la veglia influenza il sonno, perché noi molti problemi che abbiamo poi sul sonno dipende anche da come ci comportiamo nella veglia, ma è anche vero il contrario, che la qualità del nostro sonno condiziona sostanzialmente quella che è la qualità della nostra vita. Senza approfondire troppo, comunque i ritmi attraverso cui noi passiamo da uno stato di veglia e da uno stato di sonno sono sostanzialmente dovuti a due fattori: il cosiddetto processo omeostatico e il ritmo circadiano. Il ritmo circadiano, che è sostanzialmente nell'uomo è regolato dal nucleo sopracasmatico, è un andamento che, diciamo, che si sviluppa ciclicamente, ha un ciclo che di solito è di 25 ore, però siccome noi poi siamo condizionati da fattori ambientali e soprattutto, come sapete, dalla luce, il ritmo si regola sulle 24 ore. L'altro processo è il processo omeostatico, che invece risponde al fatto che tanto meno dormiamo, tanto più abbiamo necessità per dormire. E quindi il risultato di queste due forze, che vedete con le frecce in alto il ritmo circadiano, in basso il processo omeostatico, è il livello di allerta, che come vedete è massimo nella veglia. C'è una fase
questo primo avvallamento che corrisponde alle prime ore pomeridiane, che è la seconda porta del sonno, che è il momento in cui di solito qualcuno schiaccia un pisolino per poi riprendere una veglia quasi normale, e poi c'è la prima porta del sonno, che è quella serale, quella fondamentale, che come vedete lo stato e il livello di allerta si abbassa notevolmente. Quindi però queste due forze non è che passano dal tutto o nulla l'una e l'altro, è sempre un equilibrio tra le due che comunque sono costantemente presenti. E qui rivedete appunto il ritmo circadiano che vedete in questa curva in basso, che si alterna nelle 24 ore, e il processo S, che è sostanzialmente questa molla che ci, tanto meno dormiamo, tanto più ci impone di recuperare col sonno. Brevemente, senza entrare nei dettagli, come dicevamo, il sonno non è una fase così statica, passiva, perché stiamo fermi. Lo studio del sonno appunto ci ha permesso di stabilire che durante il sonno noi facciamo vari cambiamenti anche a livello cerebrale, tant'è vero che noi passiamo anche attraverso varie fasi del sonno che prima non si conoscevano, nel senso, noi abbiamo una prima fase cosiddetta fase 1, che però è molto breve, generalmente si va poi in una fase 2 che è di sonno un po' più profondo, e poi il sonno profondo vero e proprio, che prima era riportato come fase 3-4 nella vostra classificazione, che adesso invece si parla solo di fase 3. Poi successivamente il sonno si rialleggerisce e c'è la prima fase REM. Questi cicli si ripetono 5-6 volte nella notte delle varie persone. Un'alterazione di questa struttura ci può dare anche un'indicazione di una scarsa qualità del sonno. Quello che potete notare è che nella prima fase ci sono soprattutto, prevalgono le fasi ad onde lente, cioè il sonno profondo della fase non REM, mentre nella seconda fase della notte prevale la fase REM. Tra l'altro queste diverse fasi hanno anche dei corrispettivi elettroencefalografici, perché come sapete ad esempio le onde lente che vedete a questo punto sono soprattutto, caratterizzano lo stadio 3, il sonno profondo, mentre gli spindolo, cioè i fusi o i complessi K, sono prevalentemente nella stadio 2. E poi, senza entrare nei dettagli anche per non perdere tempo, ma insomma ci si accompagnano questi processi anche a delle variazioni neuroendocrine. Quindi durante la fase non REM sostanzialmente c'è un rallentamento dell'attività motoria. Noi possiamo avere delle clonie, cosiddetti mioclonio dell'addormentamento. Siamo ancora in parte svegli, in parte addormentati, cioè il passaggio dalla veglia al sonno anche qui non è in un colpo solo per tutto il cervello. Nello stadio 2 c'è altre funzioni che cominciano a rallentare, come il respiro e l'attività cardiaca. Nell'insieme lo stadio 2 in condizioni normali rappresenta il 50% del sonno. Lo stadio 3, come dicevamo, è quello ad onde lente, che ulteriormente si ha un rallentamento ulteriore della frequenza cardiaca e del respiro, e si ritiene che in questa fase ci sia una crescita e una riparazione dei tessuti, per cui questa è una fase estremamente, direi, importante per il recupero anche fisico. E tra l'altro, se uno viene svegliato in questa fase, perché è più difficile proprio perché la fase è sonno profondo, generalmente il risveglio comporta anche uno stato confusionale transitorio, perché poi il passaggio alla veglia non è così immediato, ed è anche la fase in cui avvengono alcuni fenomeni, soprattutto nei ragazzini, come ad esempio i terrori nel sonno oppure il sonnambulismo, in cui nonostante questi ragazzi si muovono, girano, poi la mattina successiva non hanno appunto nessun ricordo di quello che è avvenuto. Nella fase REM, che come dicevamo la prima fase REM l'abbiamo generalmente sui 70-90 minuti dall'addormentamento, rappresenta circa il 25% del sonno, e nonostante noi continuiamo a stare fermi, perché tra l'altro la fase REM è caratterizzata, come sapete, da una paralisi totale dei muscoli volontari, sono attivi solo i muscoli oculari e il diaframma,
Il nostro cervello, però anche gli studi di risonanza magnetica funzionale degli ultimi anni lo hanno chiaramente dimostrato, è una condizione di iperattività, così come anche l'EG precedentemente ci aveva fatto vedere come il tracciato in questa fase è sostanzialmente vicino a quello della veglia, per dire che c'è un'attività cerebrale importante. Quindi molte cose avvengono, come vedete il sonno, quindi abituati a pensarlo come una fase passiva, invece avvengono molte cose sia dal punto di vista anche neurochimico, bioelettrico, ma anche ad esempio è importante il sonno per il sistema endocrino. Come sapete varie funzioni endocrine si modificano sostanzialmente col sonno, prima fra tutte ovviamente la secrezione di melatonina, che come sapete è un ormone secreto dalla pineale che facilita e mantiene il sonno, e la maggior parte della melatonina viene prodotta appunto durante le ore notturne. Estremamente importante è anche la produzione del GH, cioè dell'ormone della crescita. Questo è vero soprattutto nei ragazzini, ad esempio, perché oggi sentiremo parlare di deprivazione di sonno, e questi ragazzini che dormono meno sostanzialmente vanno incontro anche a una riduzione della produzione del fattore dell'ormone della crescita, quindi con ripercussioni che ci possono essere a livello dello sviluppo. C'è anche una riduzione della produzione di cortisolo, che è un po' l'ormone dello stress, però il cortisolo risente più del ritmo circadiano che non del sonno, solo minima è il condizionamento del sonno sulla produzione di cortisolo. E lo vedremo ancora più avanti. Quello che è importante invece è che durante il sonno viene prodotta una sostanza, la leptina, da parte degli adipociti, e la leptina è una sostanza che, come vedremo, ci regola un po' il nostro senso di appetito. Ecco, per quanto riguarda sonno e alimentazione, come sapete noi abbiamo fatto proprio a novembre un convegno alla Sala Protomoteca del Campidoglio in cui abbiamo parlato di sonno e alimentazione, e il sottotitolo era un rapporto bidirezionale, perché è sempre più chiaro come tra il sonno e l'alimentazione ci sia una correlazione direi quasi diretta, non solo perché, come eravamo abituati a pensare, l'alimentazione può condizionare il sonno, sia per quello che mangiamo in quantità e in qualità e anche per gli orari di assunzione, ma anche perché è il sonno stesso che condiziona l'alimentazione e il nostro metabolismo. Dicevamo prima della leptina, che appunto è secreta durante la notte, ha una funzione di darci il senso di sazietà. Se noi dormiamo meno, al contrario, viene prodotto un ormone da parte delle cellule dello stomaco, che è la grelina, che aumenta invece il senso di appetito. Inoltre, quello che ho visto da studi diciamo abbastanza recenti è che non è solo che condizioniamo il nostro senso di fame o di appetito, ma anche le nostre scelte alimentari sono condizionate un po' da quanto dormiamo, perché chi tende a dormire poco generalmente si sente un po' scarico dal punto di vista energetico e tende comunque a preferire alimenti con alto contenuto energetico. E da tutto questo, tra l'altro, si capisce perché molto spesso, anche dagli studi epidemiologici che hanno visto come sapete a livello mondiale c'è un'esplosione dell'obesità, e se vedete sulla destra, tra l'esplosione dell'obesità e la deprivazione di sonno, cioè la riduzione di ore dedicate al sonno, è sempre più chiara una correlazione abbastanza diretta, e l'una cosa poi influenza negativamente anche l'altra. Ora, sonno e memoria, ad esempio, è un altro aspetto fondamentale, questo si sapeva da molto tempo, ma non era chiaro come la memoria venisse poi consolidata, come si diceva, però ultimamente ci sono degli elementi molto più importanti. Una volta il consolidamento della memoria era considerato quasi una componente esclusiva della fase REM. Quello che sappiamo è adesso invece che sicuramente è molto importante anche la fase soprattutto non REM, perché diciamo è la fase di preparazione poi a quello che avverrà nella fase REM. Come vedete qui, noi abbiamo a livello dell'ippocampo una memoria cosiddetta
temporanea che durante il giorno noi la riempiamo di informazioni. E poi la maggior parte di queste informazioni vengono in qualche modo selezionate per capire quale devono essere messe nella memoria a lungo termine oppure no. E questa funzione viene svolta prevalentemente nelle fasi di sonno non REM. Ad esempio i fusi sono stati interpretati come elementi quasi di dialogo tra quello che è la parte sottocorticale e corticale, proprio come verifica delle informazioni che poi devono essere strutturate. Inoltre, nella fase a onde lente, questo processo determina anche un fatto importante dal punto di vista del nostro cervello, perché nella fase ad onde lente, ad esempio, avviene un processo, ecco qui lo vediamo, di downscaling sinaptico. Che vuol dire? Cioè che noi durante il giorno attiviamo un sacco per le informazioni che riceviamo, aumentiamo notevolmente il livello delle sinapsi, cioè le quantità di le sinapsi sono i contatti tra i diversi neuroni, e queste però sono a un certo punto, noi non possiamo continuare questo processo all'infinito, per cui durante il sonno e soprattutto durante la fase sonno profondo, nella fase ad onde lente, viene fatto una pulizia a livello sinaptico, per cui recuperiamo molte delle possibilità di immagazzinare ulteriore memoria nel giorno successivo. E quindi, come vedete qui, poi nella fase REM queste informazioni che erano momentaneamente depositate a livello dell'ippocampo vengono trasferite a livello della neocorteccia, dove vengono anche confrontate con le memorie già depositate, e a quel punto viene fatto il vero e proprio consolidamento della memoria. Quindi, come vedete, il sonno non è un dato, emerge sempre più chiaramente che è una cosa indispensabile per la nostra esistenza, e quindi dobbiamo cominciare a considerarlo, come dicevamo, nel suo insieme delle 24 ore. Tant'è vero che, sebbene, come dicevo prima, non c'è stata ancora una risposta su cosa, perché dormiamo, sicuramente è abbastanza chiaro quelli che sono gli effetti di quanto non dormiamo, perché ad esempio a livello di effetti acuti noi abbiamo una riduzione delle funzioni cognitive, della memoria, dell'attenzione, della concentrazione, ma poi accusiamo anche stanchezza e faticabilità il giorno dopo, anche per una notte che non dormiamo. Ci può essere irritabilità o umore depresso, e sono ridotte anche le performance sia lavorative che a scuola. Gli effetti cronici, ne sentiremo parlare, però sono numerosissime, come vedete qui, le patologie che sono ormai correlate a un problema di insonnia o una deprivazione di sonno. Questo è ancor più vero nei ragazzini, perché la deprivazione di sonno comunque nei ragazzini determina anche un deficit di sviluppo psicofisico, e soprattutto determina anche quei disturbi comportamentali tipo irrequietezza, comportamento un po' esagerato, che spesso viene inquadrato in altre situazioni, mentre alla base di questo molto spesso c'è una carenza di sonno. Quindi, ecco, quello per concludere, come diceva Dement, questa è una fase che porto spesso perché mi piace molto, cioè lui diceva che con tutte le ricerche compiute negli ultimi 40 anni la conclusione più importante era che era arrivato che sul sonno siamo molto ignoranti, quindi non sappiamo come gestire il nostro sonno, e questo provoca inutili sofferenze. Grazie dell'attenzione.